Allora, sempre nello sfottista del mese ho posto una domanda ieri sera, alla quale una persona ha risposto e argomentato benissimo. Questo concetto è fondamentale e la domanda era la seguente. In un'isotropia a V, puntini, 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 può essere, la risposta corretta era può essere correlata a una iperfunzione dei muscoli muscoli obliqui inferiori, perché questo sta nell'anatomofisiologia intrinseca dei muscoli oculari, muscoli estrinseci oculari. Perché? Perché sappiamo che il muscolo obliquo inferiore è un elevatore quando l'occhio si trova in adduzione, altrimenti le funzioni secondarie dello stesso muscolo sono l'ex cicloduzione, quindi ex ciclotorsione, l'abduzione, abduzione. Queste due funzioni cioè si verificano quando il bulbo si trova in posizione primaria oppure leggermente in abduzione. Quindi succede che se un occhio tecnicamente non ha uno strabismo, però presenta una iperfunzione dei muscoli obliqui inferiori, tendenzialmente nello sguardo in alto gli occhi vanno in eso. Quindi se c'è un paziente che invece presenta in posizione primaria una eso, allora l'angolo di strabismo si riduce nella posizione in alto perché appunto grazie all'iperfunzione dell'obliquo inferiore. Quindi l'angolo si riduce, atteggiamento alfabetico a V, un angolo che si riduce in alto, che aumenta nello sguardo in basso. Ecco la mia argomentazione sul quiz. Se avete invece altre opinioni a riguardo, esponetele pure.